decidete voi. Don Guido, prego. Attenzione. No, perché devo manovrare le apparecchiature. Allora, siete venute troppo in anticipo. Di solito quando si organizzano le cose, se non passa la mezz'ora, invece alle 18:10 siamo. Lo so, era una battuta. Però adesso aspettiamo giusto qualche minuto, perché siccome magari ci può essere qualcuno che non ha partecipato alla messa, magari poi perde 18, sì. No, ma giusto 5 minuti e poi iniziamo. È eccezionale. È buon segno che Don Franco si toglie il cappotto, perché qui d'inverno si gela, non riusciamo a riscaldare nel modo adeguato la sala. Quindi il fatto che Don Franco si tolga il cappotto vuol dire che siamo in una condizione accettabile. Poi noi abbiamo un vantaggio rispetto a voi, ci sono 4 fari abbastanza riscaldanti, sono delle stufe in pratica, più che oltre a dare la luce ovviamente. Bene, allora io direi di iniziare questo incontro, questa chiacchierata dedicata a Monsignor Vincenzo Cozzi in occasione di una giornata speciale. Chi ha avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo sa che oggi sarebbe stato il suo compleanno, ecco, se purtroppo qualche mese fa non fosse venuto meno. E proprio per questa occasione il parroco della chiesa di San Giacomo, Don Franco Alaggi, ha pensato a questa iniziativa che si inseriva assolutamente, perfettamente, ecco, in una serie di incontri che si stanno sviluppando in questi mesi. Ricordiamo l'incontro che si è fatto a fine estate con Don Guido Barbella, che salutiamo, magari se facciamo un applauso, come parroco, come sacerdote viciniore, insomma, ecco, all'Auria. Ma voi sapete quanto è stato importante Don Guido per Monsignor Cozzi, e mi permetto di dire anche all'inverso, c'è stata una bionivocità assolutamente. Dicevamo, questo incontro si inserisce in una serie di altre iniziative che si stanno sviluppando. Abbiamo detto Trecchina, ci sarà questa sera all'Auria questo incontro, poi il 12 di dicembre saremo, invitiamo anche Don Franco, magari se sarà libero in quell'occasione, saremo a Sapri, perché anche Sapri lo vuole ricordare, e quindi ci sarà un incontro più o meno simile a questo di questa sera a Sapri. Stiamo lavorando per Lago Negro e permettetemi di salutare la professoressa Carla Geri, che è una istituzione, è davvero una persona straordinaria di Lago Negro, una persona molto vicina a Monsignor Cozzi, e magari questa sera è l'occasione anche per stimolarci ulteriormente, perché assolutamente insomma a Lago Negro va fatta un'iniziativa del genere. Poi sicuramente con la bella stagione, con la primavera, con l'estate, vi sono già in cantiere degli altri eventi, delle altre iniziative. Poi Don Guido sicuramente ne parlerà, però io mi fermo, anche perché vorremmo fare una serata snella, quindi io ultimamente sto partecipando a degli incontri che durano 2 ore e mezza, 3 ore, e alla fine sento le persone che arrivano esauste, sono anche cose molto interessanti, però arrivano esauste. Allora noi vi promettiamo che oltre l'ora e mezza non andiamo, però vi sono 2 belle cose da ascoltare e da vedere, ed ecco perché ci tenevamo con Don Franco che si facesse questo incontro, perché in una intervista che alla fine Don Guido è stata anche una forma di testamento, insomma, non dico un testamento spirituale, però un racconto della sua vita, un documentario, ecco, con la sua voce e della sua vita, dove si parla tanto, dove si parla tanto di Lauria, dove si parla tanto di Via Cairoli, dove si parla tanto dei parroci, dei sacerdoti, dove si parla tantissimo, professoressa Geri, di Lago Negro. Ecco perché è assolutamente importante che le persone che vorranno ovviamente
potranno ascoltare questa intervista, perché è davvero edificante. E quindi vi sono due pezzi, uno più impegnativo, però assolutamente godibile, perché vedrete, insomma, il personaggio è sanguigno, il personaggio si arrabbia. Avevo la telecamera sul tavolo e ogni due minuti la telecamera saltava, perché lui non riusciva, lui dava i pugni sul tavolo perché si appassionava ovviamente alle cose che diceva. Poi c'è invece una seconda parte dove vi sono degli aneddoti, vi sono dei racconti davvero godibilissimi, ma che descrivono bene l'umiltà e la semplicità di questo personaggio. E, tra l'altro, salutiamo tutti, sarà il parroco, tra un secondo lo farà, e sicuramente saluterà il comandante dei carabinieri di Maratea, amico carissimo di Monsignor Cozzi, il maresciallo De Pietro, il comandante De Pietro, lo ricorderete. Io lo ricordo sempre in via Cerruto, quando caddero le pietre dell'Armo, quando vi fu quel momento molto difficile per Lauria, e lui da comandante della stazione dei carabinieri di Lauria era in prima linea, impegnato ovviamente a salvaguardare la pubblica incolumità in quel caso di via Cerruto. Io però darei subito la parola a Don Franco Alaggia per un saluto e magari un primo ricordo, perché poi cercheremo anche di fare un po' un ping pong, diciamo di 10 minuti scarsi, e poi daremo la parola a Don Guido e ascolteremo il primo pezzo, che dura circa un 35 minuti, ma credetemi, non vi annoierete assolutamente. Prego Don Franco. Bene, buonasera a tutti. Intanto ringrazio, ecco, anch'io, come ha fatto già Mario, ecco, sia il comandante dei carabinieri e tutti voi che avete accolto questo nostro invito. Dico nostro perché non sono soltanto io ad averlo voluto questo incontro, è vero, ma anche il giornale, è vero, l'Eco, che ha sposato questa iniziativa. Bene, cosa devo dire? Ma io comincerei così, con un bel ricordo, è vero, di Monsignor Cozzi. Quando nel 1978 ricorreva il 150esimo anniversario della morte del servo di Dio, no? Essendo morto nel 1828, 1978 erano 150 anni, e Monsignor Vincenzo Franco indisse per tutta la diocesi un anno lentiniano. In quella circostanza fu chiesto a tutti i sacerdoti di Lauria, ecco, di scrivere qualcosa sul Beato Rentini. Ecco, a me è rimasto molto impresso il breve articolo, che lui, l'intervista, più che intervista, fu veramente un articolo, fu un'intervista, ma poi divenne un articolo inserito in questo opuscoletto, I preti di Lauria ricordano il Beato Domenico a 150 anni dalla sua morte. Ecco, cosa mi colpì di Monsignor Cozzi? Perché lui cominciò a dire questo: io non conosco la storia dei preti di Lauria, la vocazione dei preti di Lauria, ma di una cosa è vero, sono certo, che c'è l'intervento del Beato Domenico, allora era venerabile Domenico Lentini. Quindi all'origine della nostra vocazione c'è questa figura di questo prete umile, semplice, povero, santo, e di cui noi abbiamo subito il fascino. Ecco, è lui che ci ha sedotti, è lui che ci ha conquistati, per cui nel cuore di ogni prete di Lauria c'è Domenico Lentini. Quindi questo richiamo fortissimo. Quindi lui questo dice: non conosco dettagliatamente la storia delle vocazioni sacerdotali, Lauria ha dato tanti sacerdoti alla Chiesa, ma di questo sono convinto, che c'entra nella vita, nella vocazione, nella chiamata al sacerdozio, e c'è Domenico Rentini. Ecco, quindi, ma del resto noi preti di Lauria abbiamo subito questo fascino, ecco, di questa bella figura. Poi che cosa vorrei dire? Io chiesi una volta a Monsignor Cozzo, ormai già vescovo, ecco, e
pare nel 1981, correggimi, sì, nel 1981 venne ordinato in piazza Trento e Trieste al Lago Negro, ecco, venne ordinato vescovo, e di lì a poco, a novembre se non vado errato, ecco, quindi fu in ottobre del 1981 che venne ordinato vescovo, e ecco, a novembre noi partecipammo anche al solenne ingresso nella cattedrale di... Io la prima cosa che chiesi a Monsignor Cozzi, appena insediato nella diocesi, dice, siccome io amo molto leggere, è vero, tutta gli atti del magistero, i vescovi, cioè, dico, vi raccomando, una promessa, desidererei avere tutte le lettere pastorali, tutto quello, per la verità lui me ne ha mandate pochissime, ma non so quante ne abbia scritte, anche per la verità, una ogni anno. E allora sarà poi compito di Don Guido, che me ne farà un dono, è vero, di questa... No, cioè, credo di non averlo, no. Io ho avuto invece da lui 4 o 5 opuscoletti, queste lettere pastorali, una più bella dell'altro. E io credo che Monsignor Cozzi stia tutto soprattutto in 2 lettere che ha scritto, lettere pastorali. Una alla vigilia della prima visita pastorale alla sua diocesi di Melfi, quindi parlo del 1987, perché lui indisse questa visita pastorale il giovedì santo del 1986, ed è cominciato il 30 novembre del 1986, quindi anno pastorale 86-86, in un anno, ecco, ha visitato tutta la sua diocesi e poi alla fine ha fatto un resoconto di questa sua visita, le sue impressioni, bellissimo, in questa seconda lettera, quindi la prima lettera pastorale con la quale si presenta ai fedeli della diocesi di Melfi. Poi al termine, nel 1988, fa un resoconto molto dettagliato dove lui si racconta praticamente Monsignor Cozzi, ecco, e tutto in queste 2 lettere come vescovo. Io almeno lo trovo, poi mi dirai tu che per 11 anni lo hai avuto vicino e quindi chissà quante belle cose ci potrai dire. Grazie a Dio, ecco, scrive così, ecco, quando annunzia, è vero, già dopo 5 anni che era entrato in diocesi, ecco, ma già aveva cominciato a visitare le parrocchie, ecco, grazie a Dio posso dire che in questi anni, 5 anni, no? Prima della visita pastorale, l'esperienza pastorale mi ha fatto mettere in contatto con tanta gente, sono entrato nel tessuto doloroso di tante situazioni, ho partecipato alla gioia intima di tante famiglie, i miei interlocutori sono stati professionisti e contadini, impiegati e operai, ragazzi e giovani, autorità e cittadini, industriali e disoccupati, sani e malati, credenti e non credenti. Ho conversato con drogati, handicappati, carcerati, disoccupati. Questo dice Monsignor Cozzi, che rilegge un po' il suo ministero. Lui era cosciente di questa grande dignità e si era rivestito, essendo stato chiamato a essere un successore degli apostoli, quindi inserito nel collegio episcopale, e dice che lui trema al pensiero di questa missione che gli è stata affidata. Dice, io non so se riuscirò a fare bene il mio dovere, era una preoccupazione, e questo lo diceva spesso pure a noi preti, qualche volta dice ma l'abbiamo veramente incontrato Gesù Cristo, mi faceva sempre così, l'abbiamo veramente incontrato Gesù Cristo, io non lo so se io vescovo ho incontrato Gesù Cristo. Quindi per dire che sentiva tutta la responsabilità di questo nuovo incarico, che certamente non avrebbe voluto, l'ha accettato per obbedienza, è vero, perché io so che ecco, nella sua profonda umiltà e semplicità non avrebbe voluto, però adesso dicevo, una volta accettato
di essere ordinato vescovo, ecco, e lui rilegge praticamente la sua missione di vescovo alla luce della Lumen Gentium, caro Don Guido, questo documento del Concilio Ecumenico, dove la figura del vescovo viene presentata come, innanzitutto come padre, pastore e fratello. E questo è stato fedele a questo Monsignor Cozzi. Lui si è sentito innanzitutto un padre, poi pastore che deve conoscere a uno le sue pecorelle, e poi dice in una di queste due lettere, dice: consideratemi non un'autorità, non un personaggio importante, perché purtroppo, dice, nell'opinione pubblica chi è il vescovo? È uno che ha il potere, uno che comanda nella Chiesa, un grande funzionario. Per carità, non consideratemi tale, è vero, io voglio considerarmi uno di voi, un fratello che ha deciso di camminare insieme con voi nell'esperienza di vita cristiana. Quindi diceva: vi supplico proprio a non considerarmi un personaggio. E perciò lui dice alla fine della visita pastorale, dice: ho capito che tanta gente che magari consideri vescovo una persona soltanto importante, magari una persona a cui bisogna rivolgersi anche per qualche raccomandazione, lui lo dice, invece dice: io mi propongo, e credo che questo lo abbia fatto Monsignor Cozzi, perché è stato veramente un po' un parroco, come Monsignor Pezzullo. Lui c'ha molto di Monsignor Pezzullo, vescovo sì, ma parroco, si sentiva sacerdote tra i sacerdoti. Allora dice: io non voglio presentarmi nelle parrocchie solo per fare la cresima, solo per tagliare i nastri e inaugurare delle mostre, non voglio soltanto andare nelle parrocchie in occasione delle feste patronali, ma voglio andare così, senza anche preavviso dai parroci, per sapere come stanno, come vivono la loro vita, quali sono le loro difficoltà. Ho capito alla fine di questa mia visita pastorale che devo presentarmi così, in una maniera semplice, accompagnarmi ai preti, accompagnarmi ai laici, perché mi voglio sentire uno di loro. Ma guardate, questa è una cosa che mi ha colpito, questa semplicità, questa umiltà. E che dire poi, l'ho ripetuto anche nelle messe di domenica scorsa, ma non vi dice niente il fatto che Monsignor Cozzi, che è stato parroco a Lago Negro e ha avuto come vice parroco Don Guido per molti anni, poi da vescovo emerito decide di andare a fare il vice parroco, sostanzialmente vescovo, per carità, non voglio togliere nulla a quella che è la sua dignità, la sua, però sostanzialmente che cosa ha fatto? Ha fatto il vice parroco alle dipendenze di Don Guido, ma non vi dice nulla della sua umiltà, della sua semplicità. E dice ai parroci, quando lo devono accogliere nella visita pastorale: vi raccomando, niente di eclatante, niente, non voglio esteriorità, ma che tutto si svolga con la massima semplicità. Quindi lui aveva difficoltà quando doveva presentarsi nelle vesti proprio del vescovo, autorità, uno che conta nella diocesi, il capo della diocesi, perché si sentiva come un vestito stretto in questa veste, diciamo, perché voleva sentirsi veramente una persona umile, semplice, alla mano. È vero, dice: quante volte ho dovuto anche insistere perché vedevo imbarazzate le persone a parlare, ed ero io a incoraggiarle, diciamo, perché non avessero questo timore di parlare al vescovo, ecco. Ma avrei sempre voluto che questa gente mi parlasse a tu per tu, come a un amico, un fratello. Quindi lui rilegge la Lumen Gentium del Concilio Ecumenico, dove si parla del vescovo, e dice: si propone veramente di essere innanzitutto padre di una grande famiglia, che è la famiglia della diocesi, padre, poi pastore che conosce ad una le sue pecorelle. Vedete, Papa Francesco, insomma, c'ha tanto di questa
di questo stile di vita, Monsignor Cozz, nel suo episcopato, proprio di Papa Francesco. E poi fratello. Quindi lui era, diciamo, io lo ricordo così, ecco, penso che adesso possa bastare. No, e tra l'altro Don Franco è stato bravissimo perché ha anticipato tutta una serie di concetti che poi lo stesso Monsignor Cozzi dirà nel corso della intervista. Tra l'altro, proprio ricollegandomi alle ultime cose che diceva Don Franco, quest'estate il nipote Don Marcello Cozzi faceva una provocazione forte, diceva fino a quando non c'era stato Papa Francesco spesso si chiedeva no, mio zio Vincenzo Cozzi è diventato vescovo, però è un vescovo particolare, un vescovo tra virgolette anche un po' strano, no? Questo dire io non sono niente. Poi se ascolterete l'intervista vi sono degli episodi con il Papa, con Giovanni Paolo II, che gli fa una romanzina a Monsignor Cozzi e lui lo ricorda, è davvero spettacolare, non è il termine giusto, ma è davvero una cosa carinissima da ascoltare. Dicevo, Don Marcello Cozzi ha detto quest'estate a Trecchina, con Papa Francesco allora si spiega perché Vincenzo Cozzi è diventato vescovo, è davvero è una sintesi assai precisa e assai ficcante della personalità di Monsignor Cozzi. Abbiamo fatto alcuni saluti insieme a Don Franco, li continuiamo chiedendo scusa di non poter salutare tutti, sicuramente la superiora, Suor Marianna e le suore vincenziane, poi vi è un altro amico di vecchissima data di Monsignor Cozzi, Rino Sempiterno di Lago Negro, ora vive a San Costantino di Rivello, una persona, l'altro giorno abbiamo parlato di Monsignor Cozzi, non so se lo posso dire, Rino si è commosso nuovamente, cioè per dire di un rapporto che rimane formidabile, rimane fortissimo. Allora io darei la parola a Don Guido e verso la fine del suo intervento, e magari Don Guido me lo farete capire, noi cominciamo a sistemare un po' le cose in modo che così subito partiamo con la prima parte dell'intervista, così velocizziamo anche i tempi. Prego Don Guido. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Mario di questo invito, a Don Franco, di questa opportunità che mi dà questa sera. Io sia con Mario e con Don Franco ho voluto che questo incontro avvenisse proprio nel giorno anniversario di Monsignor Cozzi, proprio il 26 novembre del 1926 è nato qui a Lauria. E noi in questi 10 anni di Trecchina, ogni volta che avveniva questo anniversario, facevamo una piccola festa dalle suore, celebravamo la messa ed era un momento di incontro tra i catechisti, tra le persone più vicine. Ed era un'occasione che dovevamo prendere di sorpresa, di soppiatto, perché lui si rifiutava categoricamente ogni qualvolta c'era da fare una ricorrenza che avesse lui al centro, non voleva mai queste cose. Io penso che anche stasera dal paradiso lui vivrà un momento di nervosismo, se in paradiso si può essere così, perché lui queste cose proprio non le accettava e non le voleva, che si parlasse di altro, del Vangelo, di Gesù Cristo, lui era subito pronto, ma che doveva essere lui al centro dell'attenzione, questo mai, non l'ha avuto mai nella sua vita. E io non voglio togliere molto spazio a quello che lui dirà, perché è qualcosa di veramente straordinario quello che abbiamo già visto anche a Trecchina, ma dell'intervista che ha fatto Mario. Io volevo sottolineare una cosa che riguarda la città di Lauria. Lui ha avuto nei confronti di Lauria un grande amore e anche un grande distacco. Mi può sembrare strana questa doppia immagine. Ha avuto un grande amore perché ogni qualvolta
si parlava di Lauria, si parlava della realtà del... Noi nella tavola ne parlavamo spesso, io poi andavo a curiosare nei suoi ricordi, nel rapporto con i sacerdoti, nel rapporto che poi sentirete anche qui nell'intervista. Aveva sempre una grande amore a questa realtà di Lauria e soprattutto, come ha detto anche Don Franco, a un cittadino illustre come il Beato Domenico Lentini. E non finiva mai di entrare sempre nella sua spiritualità, nel suo mondo spirituale. Io ricordo sempre quando c'era il 25 febbraio, la festa del Beato Domenico Lentini, lui aveva si sentiva legato e desiderava ardentemente partecipare, anche se rifugiva da tutto quello che poteva sembrare una esaltazione del Beato Domenico Lentini. Diceva: dobbiamo mettere in luce quello che il Beato Domenico Lentini ha amato, ha vissuto, quello che ha portato avanti in nome di Gesù Cristo. Questo è quello che è la bella figura del Beato Domenico Lentini. E poi nei confronti di Lauria aveva sempre questo distacco. Tante volte voi non vi sarete spiegati come mai abbia scelto di vivere a Trecchina con me, che con Trecchina non aveva nulla da spartire, perché non c'erano nella sua vita passata dei legami particolari. Ma perché aveva scelto di vivere a Trecchina? Lui lo diceva spesso: io non ho scelto né Trecchina né i trecchinesi, ma ho scelto di stare con te, ho scelto il parroco. Per cui quando il vescovo Monsignor Nolè gli faceva la battuta: adesso a me Don Guido mi serve che devo mandarlo in questo e in quell'altra parrocchia, cioè, eccellenza, non c'è nessuna difficoltà, dove va lui vado pure io. Per cui non c'era, era la persona che, ma non perché avessi dei meriti particolari, ma era il legame che aveva con un sacerdote che lo faceva sentire in famiglia, che lo faceva sentire a suo agio. E la scelta di Trecchina in confronti di Lauria, perché lui diceva: io non voglio essere fagocitato dai miei parenti o dalle persone della mia carne. A Lauria, lui allora aveva la sorella, aveva anche il fratello Peppino, che però stava a Potenza, però era sempre Nicola, ho sbagliato Nicola, teneva nipoti anche qui, però dice, stare a Lauria significa, ecco, fare il prete di casa. No, io voglio essere un sacerdote a servizio della Chiesa e vivere nella comunione con un sacerdote e al di fuori di questi miei legami. Veniva a Lauria volentieri, molto spesso, e tante volte con Giacomo si faceva delle passeggiate anche con Don Franco, proprio per risentire l'aria. Però devo tornare a Trecchina, devo tornare a... perché mi aspetta Don Guido e si fa tardi, e lui voleva avere questa riservatezza nei confronti di Lauria, ma che ha amato, vi posso dire, con un amore veramente forte, grande. Si sentiva veramente un figlio e un fratello di questa comunità. E così io voglio consegnarlo stasera. Io vi rivelo una cosa: in questo periodo ho ultimato di trascrivere tutti i suoi quaderni spirituali. Sono 4 quaderni che vanno dal 1950 al 2012, fin quando ha potuto scrivere. Sono quaderni spirituali che sono riflessioni su esercizi spirituali, su avvenimenti particolari della sua vita, e ci sono anche dei brevi tratti che riguardano la sua prima esperienza di sacerdote qui a Lauria, e ne parla con una grande tenerezza e con grande legame a questa terra. Ed è così che dobbiamo, credo, che Lauria lo deve ricordare e che Lauria lo deve portare con sé, sentirlo oggi più che mai
un figlio prediletto di questa terra. E certamente questa è una prima iniziativa che facciamo, ma certamente non solo se ne seguiranno in altri posti, ma certamente quando vivremo proprio l'anniversario del suo ritorno al Padre, ho in mente, poi dopo una cosa che vedremo anche con altri amici, di fare qualcosa di importante, di profondo, che non faccia perdere la memoria. Io questo ci tengo particolarmente, non far perdere la memoria. Ma qua siamo responsabili un po' tutti, perché è come riporre la lampada sul candeliere perché faccia luce a tutti quanti, e ci dobbiamo, credo, impegnare tutti, perché la santità non è una parola inopportuna, ma la santità di Monsignor Cozzi deve poter rilucere all'interno della Chiesa e aiutare tanti, come ha fatto il Beato Domenico Lentini, ad amare di più Gesù Cristo, ad amare di più la Chiesa. Ecco, grazie Don Guido. E tra l'altro io mi permetto di una piccola forzatura su Don Guido: vi ha allo studio la possibilità di una fondazione, di un centro studi legata a Monsignor Cozzi, quindi c'è un movimento anche culturale intorno a questa figura così importante, e questo fa ben sperare per il futuro. Ora dobbiamo fare qualche gesto poco elegante, però è fondamentale, se no non riusciamo a vedere l'intervista. Quindi tra qualche istante spegneremo un po' le luci e partirà il primo blocco dell'intervista, tra l'altro registrata quando lui non stava già tanto bene, quindi vi accorgerete anche di qualche momento particolare. Facile riprendere il filo adesso dopo un intervento di questo tipo. Guardate, abbiate pazienza a rimanere qualche altro minuto, perché la seconda parte è ancora non più rivoluzionaria, ma sicuramente ulteriormente gradevole. La facciamo partire proprio tra qualche istante. Se siete d'accordo, e se soprattutto sono d'accordo le persone che sto per citare, io vorrei, non lo so se forzo, me lo dite e mi zittisco, se la professoressa Geri e Rino Sempiterno e il maresciallo De Pietro, un secondo, proprio uno, se magari salite sul palco, perché siete le persone che avrebbero da raccontare tanto. Purtroppo questa sera non riusciamo a raccontare tanto, tra l'altro voglio dire, l'intervista dura 4 ore, quindi se vedete ci sono delle cose che appaiono non logiche, perché abbiamo tagliato, perché parla molto di Melfi, parla molto di Lago Negro, e quindi ci sono anche delle situazioni sul seminario, lui non è stato bene fisicamente, insomma, ahimè, stava quasi morendo da ragazzo, insomma, lui racconta queste cose, però chiaramente abbiamo dovuto tagliare. Quindi, professoressa Geri, un saluto ci farebbe piacere, così il maresciallo De Pietro e Rino, che ecco, se proprio sono degli amici carissimi di Monsignor Cozzi, se magari ci regalate un minuto, perché il tempo è davvero breve, però l'emozione è molto forte, perché abbiamo vissuto 12 anni con Monsignor Cozzi e abbiamo vissuto gli anni forti della Chiesa. Erano gli anni del Concilio, e io dico sempre che l'unico sacerdote, forse la dico grossa, ma non importa tanto, ne ha detto tante lui, è l'unico vescovo che ha creduto fino in fondo ai laici, per me è stato Monsignor Cozzi, chi ci ha formato come laici, richiamandoci all'entusiasmo e alla responsabilità di essere cristiani laici battezzati, e quello che ha accettato di più il dialogo con noi e il metterci insieme, i consigli pastorali. Io starei qui a parlare per ore, perché veramente abbiamo vissuto delle cose stupende, profonde, che ci hanno fatto interrogare sulla nostra fede, e ci hanno fatto interrogare sulla storia, proprio
questo video io lo manderei al Papa Francesco. Pensateci un po', perché forse, no? Ritrovavo proprio veramente quello che il Papa sta dicendo, sta ridicendo, lui le ha vissute, no? E ce l'ha fatta vivere. Credo che una delle cose più belle, c'è quel volume che noi poi abbiamo fatto di corsa quando andò via Melfi, è proprio l'unico dono che pensavamo di fare, la raccolta di quei 12 anni, 10 anni di comunità viva, perché lui credeva molto nella forza della comunicazione. Quando fondammo insieme con altro gruppo di laici questo giornale Comunità Viva, è stato in quella linea sempre, c'è una forza, uno strumento per far dialogare le persone e per far sentire il senso della comunità. E credo che in quegli anni ci sia riuscito veramente, perché ecco, non era un giornale dove si stava lì a dire quello che avveniva nella parrocchia, le benedizioni, certamente c'erano anche tutte queste cose, ma c'era l'occhio attento alle cose che succedevano al Lago Negro, e su quelle poi si faceva tutto un discorso, no? Di riflessione di fede e di umanità. Ecco, questo credo che sia veramente, per me è stato un maestro e ti guardo un fratello. Noi speriamo di continuare questo ragionamento a Lago Negro. Tra l'altro la professoressa Geri, per chi non la conosce, ma la conoscete tutti, è molto impegnata nel sociale, è ideatrice e porta avanti una casa famiglia a Lago Negro, quindi davvero una persona, un socio della fino all'ultimo, ecco, quindi davvero, insomma, ecco, aggiungiamo tasselli belli alla vita di Monsignor Cozzi. Rino, un minuto. Proprio un minuto uno, perché comunque l'altro pezzo è brevissimo, però è molto simpatico. Prego. Io non è che mi voglio sottrarre a dire quello che è stato Monsignor Cozzi. Volevo semplicemente ricordare una cosa. Quello che ha detto Carla e tanti altri episodi sono riportati nell'intervista che credo uscirà sul giornale tra un paio di giorni, che eventualmente potremo sviluppare pure, visto che siamo stati insieme per 44 anni con Monsignore, quindi ce ne sono cose. C'è un piccolo episodio che vorrei richiamare, sia quello della porta, che credo che, non so se qualcuno lo sa, che a Lago Negro, quando la casa canonica era diventata la casa di tutti, e tra le altre cose spesso era un continuo bussare, allora molte volte andavo io ad aprire e io dicevo chi è, e vedevo Monsignore che stava molto attento. Un giorno mi chiamò Monsignore, allora era Don Vincenzo, e Don Vincenzo disse: Rino, ti devo dire una cosa. Ho detto: dite, Don Vincenzo. Quando vai ad aprire, non dire chi è, dici solo avanti. La differenza era sostanziale, insomma. Questo è un episodio. E poi c'era un altro episodio che, ripeto, è riportato in questa intervista che uscirà sul giornale, perché ci sono tanti spunti che Carla ha menzionato e che poi eventualmente potremo sviluppare, insomma, in futuro. E c'era il mercoledì che era dedicato alla visita degli ammalati, degli anziani, e spesso io lo accompagnavo, perché tra le altre cose c'erano pure due o tre persone che erano di carattere difficile, quindi ci sostenevamo a vicenda. Una di queste persone era molto lontano dalla chiesa, una persona piuttosto dal carattere difficile, una di quelle persone molto lontane, insomma, però era ammalato, era sofferente, tra le altre patologie aveva il diabete e aveva delle piaghe alle gambe, ai piedi, che erano congiate male, insomma. E quindi noi, ho detto: Domenico, come facciamo? E andiamo insieme. E allora incominciamo questo rapporto con questa persona. Un giorno che andammo,
mentre facevamo la medicazione, queste cose qua, ve la dico in dialetto così ci capiamo, ci fece sospendere e disse: Don Vicier, ti aggiarisce una cosa. Allora disse: dimmi, ma quello che fai o fai per me o fai per Gesù Cristo? E allora io rimasi, insomma, guardai a Don Vincenzo, lui rimase un pochettino così, perché era sostanziale la risposta. Credo che forse se avesse risposto in una maniera che a lui non piaceva avremmo chiuso il rapporto. Lui stette un momento e poi disse: no, no, per te lo facciamo. E allora poi lui si liberò e poi ci fu un rapporto molto cordiale, amichevole con questa persona. Questi sono due episodi che sono pure riportati sul giornale. Rino, noi ti ringraziamo. Ecco, per concludere, il maresciallo De Pietro, un minuto, so che lo rispetterete, comandante. I ricordi sono tanti, io non come la professoressa, non come l'amico, un'amicizia quarantennale, molto più ridotta anche per ragioni anagrafiche, però quando mi fermavo a Trecchina, lì è stato un incontro più, si usciva sempre arricchiti da quella casa canonica, da quegli incontri, si parlava di tante cose, l'ho detto pure in un articolo che ho fatto su lei, e soprattutto Don Franco, la sua... Io ho fatto servizio per tanti anni, molti anni fa, a Lauria. Nelle sue battute di un umorismo tipicamente laurioto, ma c'erano dei messaggi importantissimi, vedete, questi pugni sul tavolo, lasciava dei messaggi molte volte, come un signore, ma come la vede sta cosa? E faceva uno spaccato del problema della gente, del problema della gente. E questo penso che, rifacendomi alla professoressa, ci abbia anticipato molto di Papa Francesco. Forse, ecco, non eravamo abituati a un vescovo che parlava così, oggi non siamo abituati a un Papa che parla così. Anche lui, in l'ultima cosa e chiudo, sicuramente non amava le manifestazioni, soprattutto se parlavano di se stessi. Questo l'ho detto, ricordo Don Guido, quando abbiamo fatto i festeggiamenti per i 10 anni a Trecchina, quelli di Trecchina forse lo ricordano, Don Guido ha fatto un'introduzione, c'era il vescovo, eccetera. Quando ha preso la parola lui ha detto: noi siamo qui, dici, per celebrare, sì, per celebrare me, tutto quello che volete, ma qua siamo soprattutto per celebrare il Signore, ha fatto una bella omelia. Dici, poi prima ha parlato Don Guido, dici, io non ho sentito bene cosa ha detto, speriamo che non abbia esagerato. Quindi ecco, questi erano i messaggi, che la centralità, l'essenza effettivamente delle cose, del messaggio del pastore. Questo era il punto fisico. A me anche su questo Don Franco, un seminarista di cui non faccio il nome per delicatezza, che recentemente è ordinato sacerdote, a proposito di questo mi diceva Maresciallo, a noi in seminario, quando ci incontrava in qualsiasi circostanza, ci diceva: per voi Gesù Cristo deve essere una fissazione. Gesù Cristo deve essere una fissazione. Diceva ai seminaristi, ovviamente con un linguaggio che si poteva permettere, perché per voi Gesù Cristo deve essere una fissazione. Quindi ecco, lo vogliamo ricordare così, e chissà in quanti altri modi, anche grazie al direttore di queste belle iniziative che sta prendendo in favore di Monsignor Cozzi, e di andare avanti, perché penso che Don Guido già ce l'ha anticipato, dobbiamo ancora ricevere molto dall'insegnamento di Monsignor Cozzi. Grazie. Bene, ringraziamo i graditissimi ospiti, ripeto, speriamo che possiamo continuare queste serate nei paesi, perché in molti paesi si è avvertito il passaggio di Monsignor Cozzi. Ora, ultimo pezzettino, sono 10 minuti, ma credo non vi annoierete per nulla, dopodiché Don Franco Alaggia e Don Guido Barbella vi saluteranno dal palco, ma un quarto d'ora ed è finito tutto, però non andate via adesso, perché voglio dire, vi perderete la parte più bella, anche se pure questa è stata significativa. Siamo ai saluti e diamo la parola.
ringrazio per la pazienza che tutti avete avuto, diciamo, di arrivare fino a quest'ora. Monsignor Cozzi ci aiuterà a conoscere, ad amare e a seguire Gesù Cristo, perché questa era la sua fissazione. Io l'ho detto, più volte a noi preti diceva: ma l'ho incontrato, l'abbiamo incontrato Gesù Cristo. Ma io lo domando a me, vescovo: ma l'ho incontrato sul serio Gesù? Avete visto quante volte ritorna questa idea di Gesù Cristo? Era un innamorato di Gesù Cristo, e quindi voleva che veramente noi facessimo la scelta di Gesù Cristo. E ognuno di noi deve domandarsi: ma l'ho scelto veramente Gesù Cristo? Perché se lo avessimo scelto sul serio, la nostra vita sarebbe certamente diversa da come tante volte noi la conduciamo. Grazie. Nascondo la commozione, la difficoltà a prendere la parola alla fine di questa serata, io voglio dire solo una cosa: questo incontro, come quelli che seguiranno, è un modo come riconsegnare Monsignor Cozzi alla gente. Questa sera l'abbiamo voluto riconsegnare all'Auria, alla sua terra natale, ma riconsegnare significa che ogni laureato, ogni famiglia di Lauria se ne deve riappropriare, nel senso che lo deve sentire come qualcosa che gli appartiene, e non come solo storia, ma come, e come figura, come sacerdote, come uomo santo. E un appello vorrei fare a tutti voi, perché io mi porto un grave compito, quello di custodire il patrimonio che lui ha lasciato, patrimonio di scritti, di testimonianze, per cui io vorrei che chi di voi ha avuto modo di conoscerlo anche di striscio, conoscerlo, che l'ha conosciuto in una maniera più completa, di scrivere qualcosa su di lui, scrivere quello che ricorda, quello che gli è rimasto dentro, qualche cosa che veramente ha segnato la sua vita. Noi vogliamo raccogliere queste memorie perché possono diventare veramente un patrimonio che noi col tempo consegneremo alla Chiesa, perché Monsignor Cozzi non è proprietà di nessuno, è proprietà della Chiesa, ed è giusto che la Chiesa lo riaccolga, questo patrimonio, lo valuti e ne faccia l'uso che lei, nella sua sapienza, nella sua saggezza, può fare. Questo è un appello che veramente vi faccio di cuore, perché altrimenti il tempo può passare e le persone pure, e tante cose belle, importanti, possono rimanere fuori. Ecco, io questo è l'appello che vi voglio fare. Poi quello che sarà, è nelle mani di Dio, però non deve andare perduto nulla, niente deve andare perduto. Vi ringrazio di cuore, soprattutto grazie a Mario, perché quell'intervista che ha fatto e che adesso sta passando nei vari luoghi, quanto bene può fare. Grazie anche a Maria Grazia e tutti i suoi parenti che sono qui, perché ci possono aiutare a custodire questa memoria e non lasciarla andare perduta. Buonasera e grazie a tutti. Grazie.